Magia del caos, una nuova via. È il mio ultimo libro, è uscito proprio in questi giorni per i tipi della casa editrice I quaderni del bardo di Stefano Donno ed è già disponibile su tutti i canali di vendita ufficiali. Cos'è la magia del caos? La magia del caos è l'ultima grande corrente magica del XX secolo. Ma perché l'ho ritenuta così importante addirittura da dedicarci un libro? Perché la magia del caos rappresenta per la prima volta dopo secoli un'inversione di paradigma totale rispetto alle correnti magiche del passato. Nelle grandi correnti magiche del Rinascimento o del Medioevo o ancora precedenti e in quelle successive, noi vediamo il mago agire sempre come tramite, confidente, amico, alleato di qualche entità più potente di lui che deve essere invocata ed evocata affinché si possa compiere i rituali, affinché si possa ottenere l'incantesimo che ha deciso di lanciare. Nella magia del caos il principio invece è: nulla è vero, tutto è permesso. Questa frase, apparentemente beffarda, apparentemente sarcastica, in realtà racchiude una verità profonda, psicologica. Teniamo conto che stiamo parlando della fine degli anni 70 del Novecento, quindi anche gli studi di psicologia, eccetera, erano andati molto avanti rispetto al passato. Il mago sa che non esiste nessuna forza al di fuori di lui, che è il suo subconscio a manipolare gli eventi in modo da ottenere, chiamiamole profezie autoavveranti, chiamiamole effetti paranormali, chiamiamoli come vogliamo, ma è tutto dentro di lui. Allora, visto che nulla è vero, ma tutto è permesso, lui può prendere un oggetto di uso comune, una parola qualsiasi, un sigillo creato in maniera anche artistica, imprimere a quell'oggetto il significato che vuole e utilizzarlo per ottenere gli scopi che si è prefisso. Ecco, questa è la magia del caos. Detto questo, mi auguro che questo ultimo lavoro vi piaccia e vi saluto. E vi ringrazio quanti di voi vorranno comprarlo. Alla prossima!